domenica a tutti voi. Abbiamo voluto cominciare questa nuova puntata di Ricomincio da te con un ricordo, il ricordo di Padre Marciano che la settimana scorsa ci ha lasciati. Noi ritroviamo in collegamento Skype anche il nostro amico che torna a farci compagnia, Don Pasquale. Ben trovato Don Pasquale, buona domenica anche a te. Ciao Anna Maria, buona domenica a tutti. Allora, non possiamo non ricordare Padre Marciano. Proprio domenica scorsa è andato via e lo ricordiamo come sempre, abbiamo fatto anche in questi giorni, con tanta gioia. Tu hai avuto modo di conoscerlo? Sì, ho avuto modo di incontrarlo, di parlarci qualche volta, scambiare solamente così due parole fugaci, però l'impressione che ne ho avuto è stata veramente positiva, un'impressione di uomo di preghiera, un uomo che aveva una profonda relazione con Dio e proprio per questo riusciva a stare bene anche con gli altri. L'uomo profondamente spirituale è questo, è l'uomo che sta bene con Dio, si trova a suo agio quando sta davanti a Lui, ma l'uomo che sta ritto anche in piedi davanti al mondo, davanti agli altri, costruisce delle relazioni buone. Questa forse è la cifra della bontà del suo rapporto con Dio, lo stare bene con gli altri, la vera comunione con gli altri, perché così ci dice il Signore. Non si può dire di amare Dio che non si vede se non si amano i fratelli che invece si vedono, ci dice Giovanni nella sua prima lettera. Quindi penso che Padre Marciano ci abbia manifestato la bellezza di questa duplicità della vita cristiana, lo stare con Dio e nello stare con gli altri. Ecco, questo è il tuo ricordo, e sapeva tenere le relazioni con chiunque incontrasse per strada. Don Pasquale, oggi è anche la domenica della parola di Dio. Giusto un anno fa è stata, insomma, istituita da Papa Francesco. Noi portiamo avanti quest'anno, insomma, la ricordiamo, ed è un'occasione proprio per mettere in evidenza l'importanza e il valore della Sacra Scrittura nella nostra vita. L'importanza della scrittura nella vita della Chiesa è stata una riscoperta che ha fatto il Vaticano II e che oggi cerchiamo di mettere in campo a 360 gradi. Non possiamo fare a meno della scrittura, che è la parola rivelata, però ecco, è sempre bene sottolineare il fatto che la parola di Dio non si esaurisce nella lettera di ciò che è scritto, ma continua nella vita e nell'esperienza di ciascuno di noi. Quest'anno è bello il filo rosso che tiene insieme un po' la memoria fondante della parola di Dio nella nostra vita, che è la speranza che è fondata per noi sulla fede nel risorto. Non possiamo fare a meno di essere portatori di speranza in questo tempo così segnato dal lutto e della fragilità. Abbiamo anche oggi, forse soprattutto oggi, bisogno di energie di speranza, che è quella virtù cardinale che ci permette di allargare sempre il nostro sguardo verso il futuro, però ci rende persone del presente, profondamente radicati nella storia, con i piedi per terra. Questa speranza non è mai una virtù troppo vaga, perché ogni volta dalla scrittura è tradotta in un atteggiamento concreto da incarnare. La consolazione, per esempio. Tutto il secondo libro di Isaia, dal capitolo 55 in poi, parla di consolazione. Il profeta annuncia la speranza di una liberazione, di una salvezza, attraverso una liberazione concreta, che è quella dall'esilio babilonese. La speranza poi si può tradurre attraverso gesti concreti di solidarietà, perché siamo tutti incamminati verso una meta, verso Gesù Cristo, verso il regno di Dio, e quindi ci sentiamo tutti appartenenti a questa sola famiglia. Quindi camminiamo insieme, procediamo insieme, perché anche come ci ricorda il bellissimo incipit della Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze degli uomini di oggi sono le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze di tutti i discepoli di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di riscoprire la speranza. Bernanò diceva che oggi c'è un grande peccato contro la speranza. Noi abbiamo tanto bisogno di speranza, però viviamo da persone disperate. Questo è un grande peccato, il più pericoloso, ma il più comune. Noi cristiani, che siamo fondati sulla speranza, dobbiamo cercare di rendere presente questo dono di Dio nel mondo, con la nostra vita e con la nostra testimonianza. E a volte diventa difficile anche per i cristiani, immaginiamo per chi non lo è, insomma. Noi abbiamo un punto di riferimento eppure perdiamo l'orientamento, figuriamoci. E, insomma, questa è un'occasione
monito di Papa Francesco per rimettere al centro della nostra vita, accanto all'Eucaristia, anche l'ascolto della Sacra Scrittura. Don Pasquale, in casa l'abbiamo tutti, il libro più venduto al mondo, si può dire, è proprio la Sacra Scrittura. L'abbiamo tutti, magari ecco, non va tenuto soltanto come soprammobile, ma va letto, quindi aperto, sfogliato e non fermo su una pagina soltanto che si impolvera. Lo diceva anche Papa Francesco, mi pare, qualche tempo fa. Va conosciuto giustamente il libro più venduto al mondo, ma anche quello più impolverato, perché ormai siamo abituati a tenerlo solamente tra gli scaffali delle nostre librerie, non lo apriamo, non lo studiamo, anche se ultimamente un po' di movimenti in questo senso, anche molti movimenti giovanili riscoprono la lettura quotidiana della Sacra Scrittura anche attraverso un percorso personalizzato, con la parola dice tanto alla nostra vita. E dice forse qualcosa che noi non ci aspetteremo, qualcosa che ci mette in crisi, ma le domande nella fede sono fondamentali. Quindi la Sacra Scrittura ci spinge a formularci queste domande di senso fondamentale di cui non possiamo fare a meno per camminare. Anche in questo ci dà speranza. E allora, questa è la domenica della parola di Dio e va celebrata come si deve. Noi però vogliamo anche chiudere una settimana densa di preghiera perché lo sappiamo tutti, dal 18 al 25 gennaio, quindi manca un giorno ancora, si è celebrata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Puntualmente ogni anno invitiamo alla preghiera e alla meditazione, puntualmente ogni anno diciamo che non bisogna mai smettere, anche durante il resto dell'anno. Il tema Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto. Don Pasquale, quali sono i punti in comune, quelli più da rimarcare, delle religioni cristiane e che forse a volte dimentichiamo per via delle divisioni, per via dei disaccordi? Diciamo che ogni comunità cristiana, ogni confessione cristiana, ogni chiesa ha questa vocazione originaria a restare nell'amore di Gesù. E restare nell'amore di Gesù significa testimoniare l'unità, significa testimoniare la comunione, nonostante le tante legittime differenze che possono esistere. La Lumen Gentium al numero 9 scrive che la Chiesa è questo sacramento visibile di unità di tutto il genere umano, perché dice già nella sua forma, nella sua struttura, nella sua essenza, la speranza a cui tutti gli uomini sono chiamati ad essere una sola cosa, ad essere solidali, ecco quello che dicevamo prima, tra di loro, a non ragionare secondo schemi egoistici o individualistici, ma ad impostare la propria rotta di cammino su percorsi fatti di condivisione, fatti di comunione. Come Gesù è in comunione col Padre, non fa mai niente senza di Lui, così dovremmo fare anche noi che siamo discepoli Suoi. Restare nell'unità, professare non solo con la parola, ma con gesti concreti il frutto di questa unità. E così procederà avanti fino a dove il Signore vorrà, fino al regno di Dio. L'unità è sempre superiore al conflitto, lo diceva anche il nuovo presidente americano Biden, no? Durante il suo discorso. E soprattutto metteva in evidenza questa frase, i disaccordi, o meglio la prendiamo noi, ecco, più delle altre, i disaccordi non devono creare divisioni, perché comunque c'è sempre chi la pensa diversamente o può avere un'opinione diversa, questo è sicuro. Il mondo, come si dice, no? È bello perché è vario. Ma tutto questo, i punti di vista, le opinioni, non devono creare divisioni. Questo è fondamentale, anche perché, insomma, non abbiamo un unico cervello da dividerci. Giusto, livellare le varie posizioni significa appiattire, significa annullare la creatività. Quando c'è lo spirito, ci scrive San Paolo, c'è la libertà. C'è anche la libertà di pensare, di avere forme diverse di espressione. La cattolicità della nostra Chiesa sta proprio in questa universalità che raccoglie delle differenze, le integra in un unico progetto di vita e di salvezza. Perché così vengono da Gesù Cristo, così hanno bisogno di essere rispettate e di essere accolte.
Noi ci sentiamo accolti dagli altri, specialmente nel momento in cui sentiamo che le nostre differenze non provocano disagio, ma provocano atteggiamenti di solidarietà e di accoglienza. Quindi è vero quello che dice anche Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: l'unità è superiore al conflitto. Le differenze non sono mai finalizzate alla guerra, allo scontro, ma all'arricchimento vicendevole. Bene, abbiamo concluso così, dedicandoci questo momento di riflessione anche noi sulla preghiera e sulla settimana per l'unità dei cristiani. Ricentrarsi in Dio. Rimanete nel mio amore e produrrete molto frutto. Rimani con noi anche la prossima settimana, Don Pasquale? Certo, se mi volete, certo. Eh sì, dobbiamo produrre molto frutto. Grazie ancora a te, Don Pasquale. Alla prossima settimana. Noi continuiamo dopo la pausa a ritrovarci insieme perché oggi è anche San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti. Quindi abbiamo occasione per riflettere anche sul tipo di comunicazione, come sta cambiando. Auguri, auguri. Grazie, buona domenica. Buona domenica a tutti, a E ciao. ciao.